Quattro passi di salute nel parco è un progetto che è partito ormai, diciamo, da un anno grosso modo. Siamo con il dottor Ugo Viora, che ne è cofondatore, parliamo di Amar Piemonte, che ci spiegherà brevemente di cosa si tratta. Ah beh, è un progetto molto articolato, un progetto che nasce per abituare le persone che abbiano una malattia reumatica, perché noi siamo l'associazione dei malati reumatici, per cui partiamo da qui. Chi ha una malattia reumatica deve muoversi, deve assolutamente farlo, perché se non lo fa peggiora la propria condizione di vita. Quindi il progetto nasce da questo. Muoversi dove? In palestra? No. Meglio in un parco, per cui convenzione con l'ente parco delle Vallere, e ovviamente camminiamo ormai da 6 mesi nel parco, 2 giorni alla settimana, un gruppo di amici. Non c'è competitività, non vogliamo fare chilometri a vuoto, vogliamo semplicemente camminare in maniera corretta. Abbiamo degli istruttori che ci insegnano a camminare come si deve, e in questo modo ci muoviamo. Abbiamo fatto nuove amicizie, abbiamo l'opportunità di fare anche delle cose carine. Ci siamo trovati più di una volta nella stagione giusta a raccogliere le ciliegie tornando indietro, perché ci sono 4-5 ciliegi selvatici, per cui raccogliamo anche questo. In più dobbiamo uscire dall'isolamento del Covid e quindi dobbiamo ricominciare a trovarci. E allora, quale motivo migliore di trovarci che non fare degli incontri in cui si spiegano perché il movimento è utile in tutte le patologie, non solo in quelle reumatiche? Abbiamo parlato di patologie cardiovascolari, di diabete, abbiamo parlato di un po' di tutto, abbiamo parlato di come è utile ai bambini, abbiamo parlato di alimentazione, stasera parleremo di vaccini, per cui veramente un panorama di informazioni e di occasioni per ritrovarci insieme, su cui contiamo tanto per ritrovare questa socialità. Siamo con Daniela Cogato, che è cofondatrice del progetto. Ti occupi di fit walking con Walk in Progress. E allora, i virus non guardano in faccia a nessuno, questo è il tema, e riparte tutto. Sì, riparte tutto, proprio abbiamo cominciato con questa serata, sempre con lo stampo, diciamo, scientifico divulgativo, e parlerà dei virus. Abbiamo coinvolto anche l'Università di Torino, abbiamo un professore, Marco D'Andrea, che ci presenterà i virus e incomincerà a dirci molte cose che in effetti non sappiamo, anche se è un argomento attualissimo, che però non toccheremo nella sua attualità, questo argomento. E riprenderanno anche le nostre camminate, anzi sono già riprese dal 12 di settembre, quindi torniamo a camminare insieme, perché nel nostro progetto Quattro Passi di Salute del Parco l'obiettivo principale è quello di contrastare la cronicità e prevenire le patologie cronico-degenerative, che sono molto comuni, ce ne sono tantissime, io non ve le sto ad elencare tutte, ma tutte quante sono nella gran parte esercizio sensibili. Quindi con l'attività fisica si possono ridurre i fattori di rischio e si può ridurre anche la patologia. Dove vi possono trovare per chiedere informazioni e per venire a camminare con voi? Ci trovano qui al Parco delle Vallere i martedì pomeriggio, generalmente dalle 14 alle 16 come servizio di segreteria, ma si possono anche prenotare delle prove, quindi sempre tutti possono venire a provare la tecnica che noi utilizziamo, che è la tecnica del fit walking, ed è una tecnica di camminata sportiva. La tecnica ci serve per camminare bene, per fare meno fatica. Camminare bene è una cosa importante, spesso molto sottovalutata. Il discorso della fatica invece ha più appeal, perché se noi utilizziamo la tecnica e fatichiamo meno, riusciamo ad andare più veloci, facciamo più percorsi, otteniamo anche più benefici. Ma la cosa importante, cioè il fatto per cui noi abbiamo scelto il fit walking in un progetto di salute come questo, è legato al fatto che è uno sport democratico, ovvero si adatta a tutti. Non ci sono limiti di età, non ci sono limiti di forma fisica come possono esserci in altri sport, non c'è impatto sulle articolazioni. I virus non guardano in faccia nessuno, e siamo con il professor Marco De Andrea, Dipartimento di Scienze e Sanità Pubblica e Pediatrica dell'Università di Torino, che questa sera ci parlerà dell'argomento.
e quindi potremo ascoltare la conferenza per intero, ma vorrei ci parlassi della ricerca, che so essere uno dei tuoi argomenti, diciamo, preferiti. Sì, tanto grazie. Sì, effettivamente io sono un virologo, mi occupo di virus umani e la nostra attività nel Dipartimento di Sanità Pubblica e Scienze Pediatriche dell'Università di Torino riguarda appunto l'attività di virus umani che causano patologie. In particolar modo ci occupiamo di herpes virus, ma anche di coronavirus ultimamente, dovuta naturalmente all'epidemia in atto. E la nostra attività è una ricerca che definirei traslazionale, nel senso che noi ci occupiamo di una ricerca che tentiamo di vedere applicata in un futuro, speriamo prossimo, anche al paziente in termini di terapia, eventualmente anche di diagnosi, ma soprattutto di terapia. E ci sono un gruppo di ragazzi che lavora con me nel laboratorio di patogenesi virale, giovani e meno giovani, che da anni si occupano di diversi aspetti proprio delle infezioni virali, e cerchiamo quindi di portare avanti un discorso riferito proprio alla attività di alcune molecole in grado di impedire la replicazione dei virus. Quanto è quindi importante scoprire nuove soluzioni? Tantissimo. Direi che è fondamentale. La ricerca di base è un tassello fondamentale nell'ambito della sanità pubblica, in campo virologico in particolare, ma in tutti gli ambiti della sanità pubblica, perché senza la ricerca di base non si riesce poi ad arrivare a quello che è il risultato finale, cioè a una terapia, una diagnosi, una capacità di individuare e poi di risolvere eventualmente in questo caso le infezioni virali. Purtroppo c'è sempre meno attenzione a questo aspetto della ricerca, che deve essere invece implementato al fine di arrivare poi a delle soluzioni future, speriamo appunto più prossime possibili. Siamo con il dottor Gianluca Esposito, veterinario piccoli animali, e a proposito di questo argomento vorremmo chiedere a te informazioni in merito ai virus, perché abbiamo spesso idea che sia un argomento che riguarda soltanto noi umani, invece non è così, pare. Allora, buongiorno, buonasera, sono il dottor Esposito, lavoro in una clinica a Moncalieri. Qui stasera parleremo appunto di virus, principalmente che riguardano i nostri gatti e i nostri cani. Ovviamente i gatti sono a stretto contatto con noi tutti i giorni, dormono nei nostri letti. L'importanza, diciamo, della relazione di stasera è tranquillizzare le persone che i virus che colpiscono gli animali non infettano in alcun modo le persone, ma più che altro insistere sulla prevenzione, perché comunque è importante anche per i nostri animali parlare di prevenzione, visto che esistono tutta una serie di malattie virali di cui ad oggi la scienza ha messo a disposizione dei vaccini, quindi è importante vaccinare anche i nostri animali, ma purtroppo stasera parleremo anche di alcuni virus di cui non esiste ancora il vaccino e quindi si può prevenire, ed è importante riconoscere i segni clinici subito in modo tale che il proprietario possa intervenire quanto prima e portarcelo in visita, ecco. Siamo con la dottoressa Lorenza Ferrara, dirigente del SEREMI, servizio di riferimento regionale di epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive. Quindi ci occupiamo di vaccinazione e prevenzione. E quindi ci dica due parole su questo argomento abbastanza scottante, tra l'altro, in questo periodo. Allora, questa sera andremo a parlare di vaccinazioni, le vaccinazioni raccomandate dirette ai pazienti anziani, ai pazienti cronici e a tutta la popolazione in generale. Quindi racconteremo quali sono le principali vaccinazioni raccomandate secondo quelle che sono le indicazioni nazionali e regionali, e spiegheremo brevemente anche alla platea qual è il modo migliore per poterle ricevere, per poterle effettuare. Quindi dove il cittadino, il semplice cittadino, può rivolgersi per poter effettuare queste vaccinazioni, che sono comunque vaccinazioni fondamentali per la protezione del singolo individuo e per ovviamente evitare l'insorgenza di malattie infettive e di complicanze.